sono qui a Arezzo da Brezzi Samuele a prendere alcuni ricambi per la Scrambler, ma andiamo dentro e vediamo cosa si può trovare. Entriamo dentro e vediamo subito una Scrambler 250 da restaurare ma ben conservata. Poi qui c'è un cardellino della Moto Guzzi, qui altri oggettini vari, qui il grande magazzino dove possiamo trovare qualsiasi ricambio e soprattutto il muro delle bellezze, insomma, dove vediamo un po' di oggetti che hanno fatto la storia negli anni 90. Del cerchio anteriore e posteriore. Allora, questo è il cerchio originale posteriore. Perfetto. Questo solo qui si trova, poi il resto sono tutte repliche cinesi. Tutte repliche, questo è quello giusto scritto con la sua scritta da Benny giusto. Se uno vuole fare un restauro come si deve, insomma, ecco, ci vogliono anche pezzi giusti, altrimenti si fa un mezzone, come si dice in Toscana. E non si riesce a fare niente. E questa è la sua marmettina. E questa, ragazzi, io lo dico, non si potrebbe dire, ma a me mi fa arrapare un affare così. No, veramente, madame, c'è le sue scritte, la sua marca. Perfetta, questa è l'unica possibile per fare la revisione, insomma, per rifare i documenti, cromatura perfetta. Sì, queste vanno bene. Il segreto dove le trova non ce le dice, però l'importante è trovarle. Ecco. Non si può dire, quello non si può dire. Voi venite qui quando avete bisogno. Qui c'è tutto, cioè non solo Ducati. Tutto, moto italiane, dagli anni 30 agli anni 80. Aspetta, allora, un bel range. No, non c'è problema. C'è un bel magazzino sopra e sotto e i prezzi sono veramente giusti. Ecco, qualità e prezzo adeguato. Ci mancherebbe. Allora venite qui da Brezzi Samuele in via Molinara 97 a Civitella in Valdichiana. Civitella in Valdichiana, Arezzo. Perfetto. Ecco qua il magazzino cerchi e gomme. Si entra in un tunnel infinito, insomma, dove c'è tanta scelta. I cassettini sono tanti e sono ben forniti. Ecco, i cerchi soprattutto sono incredibili. Ecco, mi diceva Samuele che poi lo potete trovare anche a giro per l'Italia, quasi in vari mercatini, e quindi qui vedete le selle, ecco. E quindi, insomma, è anche facile trovarlo. Qui ci sono impianti elettrici. Qui c'è lui a preparare un ordine. E un'altra carrellata al magazzino, insomma. Eccola qua. C'è parecchia scelta. Posso dire che gli acquisti sono stati ottimi, sono molto soddisfatto e Samuele è veramente una persona simpatica alla mano, e con lui potete trovare tutto quello che vi serve, insomma, per il restauro della vostra moto. Rende tutto molto più semplice e gradevole, ecco, quindi ve lo consiglio veramente veramente tanto. E fateci un salto e io ora riprendo la strada di casa per iniziare a montare tutti questi bei pezzettini e proseguiamo.